Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, piacere, io sono Jess. Nel video di oggi, come avrete già visto dall'anteprima, andremo ad aprire un calendario che fa parte dei low cost, quindi ottimo. L'ho pagato 33 euro ed è di Marianneau. In tutto ciò, se in pausa pranzo al lavoro non fosse entrato da Marianneau, non avrei mai scoperto questo calendario. Non me lo sono spoilerato del tutto, ma già solo vedendo tipo mezzo secondo ho visto che c'era abbastanza make-up, non ho visto nel dettaglio, ma mi aveva già conquistato, quindi ho detto ok, proviamolo. È il secondo calendario dell'avvento della serie. Se avete perso il primo, lo lascio linkato. Questo è quello di Douglas, tra l'altro il rossetto, spoilerino, l'abbiamo trovato lì e ho scoperto essere tipo super no transfer, wow. Ma andiamo alla ciccia. Il calendario innanzitutto si presenta, cioè, non mi sono fatta comprare dal packaging, ma rispetto a quello di Douglas è tipo un altro livello. È super elegante, il colore dello sfondo è tipo crema, non proprio bianco, e i dettagli sono tutti rossi con questi dettaglini dorati che riflettono, un po' come il titolo. Qui di lato c'è un nastrino, siete pronti? C'è! L'interno è qualcosa di meraviglioso, cioè non sembra un calendario low cost, sembra effettivamente un calendario bello, bello, quindi non vedo l'ora di scartarlo. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto al canale, ti faccio almeno un pizzico così di simpatia. Ti ricordo che puoi iscriverti col tastino subscribe, iscriviti, per aiutarmi ad arrivare a 2000 iscritti al canale. Sono emozionata, ma direi che è ora di cominciare. Vi faccio un po' vedere più da vicino le caselle, tipo qua ho beccato la 1, vi faccio vedere qualche casella anche da questa parte e andiamo direttamente al sodo. Quindi pronti, partenza e via. Casellina numero 1, primo prodottino, un duo di blush, non ha un packaging particolare, classico packaging, credo di Marianneau. Sono un pescato e un rosato, mi impegnerò a fare tutti gli swatch così che capiate anche voi se può piacervi il calendario o meno. Qui abbiamo il pesca, di fianco il rosato, rosato magari per una carnagione molto 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 chiara, ma come prima casella devo dirvi che non è malissimo. Andiamo alla 2, che già mi sembra un pochino più succosa. Tra l'altro posso dirvi che si scarta benissimo questo calendario. Alla numero 2, una classica matitina nera. Credo che non sia una full size. Oddio mio! Non è in realtà una classica matita nera, bensì una matita nera con all'interno glitter. Non è scriventissimo, ho dovuto un po' passare per avere questo risultato, non so se vedete la parte luminosa. La casella numero 3 può riservare delle gioie, o almeno spero, perché ogni volta che c'è una casella che sembra riservare gioie poi sono delle patacche, cioè. Allora, è molto ambigua, è un prodotto che non ho mai visto, io vi dico. Da qui sembrerebbe una blender con una crema però spugnosa, con dei buchi, quindi non so fino a che punto. Da qua sembra una pantofolina di un elfo. Carinissima, credo sia uno di quei puff per stendere un po' cipria, o in questo caso credo fondotinta perché è proprio spugnosa. Però non capisco la trama perché non è proprio un puff, è proprio una spugna con dei buchini. Non vorrei che poi in fase di applicazione lasci proprio i buchini. Però, ok. Potrebbe essere utile. Vado con la numero 4. Mon Rouge à Lèvres Sublime. Credo sia uno di quei matitoni un po' idratanti per le labbra. E la colorazione è un rosso molto freddo, quasi fragola. Carino. Però sono comunque tutte taglie un po' piccine, devo dire. La 5 è un quadratino. Immancabile, ma ha il suo perché. E vi dirò subito. Avete indovinato probabilmente, specchietto da borsa, ma con la trama del calendario, quindi super apprezzato. Direi di fare 6, 7, 8, così andiamo un po' avanti. Allora, anche qui, molto carina la tripletta, non super entusiasmante, sempre per via delle mini size.
un déjà vu, sto praticamente immaginando il calendario di The Lady. Non so se avete visto quando ho scartato il calendario di Dior per 500 euro. Ed erano tutte mini size, ragazzi. Qui abbiamo pagato 33 euro, quindi non preoccupatevi. Però abbiamo questa qui, che dovrebbe essere una polvere per sistemare le sopracciglia. È composta da tre diverse shade, quindi una chiara, una media calda e una un po' più scura fredda. Le swatchate qui in basso, chiara, media e scura. Non male. Casella 8, no scusate, casella 7, super in combo, perché è proprio un pennello angolato da poter usare proprio con la palette oppure comunque per creare dei look sugli occhi. Classico pennello angolato con il manico rosso, molto molto carino, non super sottile ma sicuramente utile. E per terminare la combo, Mon Crayon Lab Precision, ma Precision Lip Pencil, forse è meglio in inglese. È una matitina, credo che il colore sia abbastanza scuro, ma vediamolo subito. Scusate, ma sono daltonica io e il tappo è di un altro colore. Comunque, questo qui è lo swatch della matita, molto simile al prodotto labbra che abbiamo trovato poco fa, ma vi prego, ditemi anche voi che sono due colori diversi, questo del tappo e lo swatch, e ditemi che non sono io daltonica, perché io pensavo fosse tipo un marrone malva. Però anche lui molto carino, tema super natalizio. Dai, devo ammettere che per il momento non è male. Fatemi sapere voi nei commenti per adesso che vibe avete, come vi sembra questo calendario. Rispetto a quello di Douglas, devo dire, abbiamo delle taglie più piccoline per alcuni prodotti, ma non abbiamo oggetti strani, mi confermate? Andiamo di casella numero 9, che non vedo. Oh, è piccolissima, ma si sa che nella botte piccola ci sta il vino buono. Rifiuto di uscirlo. Posso dirvi che si scarta benissimo questo calendario? Comunque i miei follower già lo sanno, su questi teleschermi solo disastri e disagi. Comunque, alla fine la casellina numero 9 è un temperino con una forma molto particolare. Ha un solo buco, quindi per le matite occhio labbra classiche, di qua c'è il temperino e di qua rimane la tempera all'interno. Quindi volendo, comodo. Devo dire comodo. Andiamo al 10, che è il 10, è il mio numero e non può che essere una cosa preziosa, una cosa bella, me lo sento. Preziosa o azzeccato, sapete? Perché si tratta di un illuminante. Allora, dalla cialda non rende, ma secondo me è uno di quelli che dallo swatch regala gioie. Dà praticamente un leggero riflesso champagne, un po' caldo, molto carino, però rimane proprio super lieve, non si vede quasi che è un illuminante, ma dona proprio quel glow. 10, molto carino. Apprezzato. Per farvi capire, è rimasto tutto qui sul polpastrello. Andiamo con 11. Anche lei, devo dire, immancabile. La trovo un po' più simpatica dell'altro calendario dell'avvento, ovvero una classica lima per unghie con parte abrasiva e vellutino da questa parte, sempre in tema natalizio. Un tappabuco, però ce la facciamo andare bene. Direi di andare con 11 e 12 insieme. Hanno anche forme simili. Potrebbero riservare bei momenti. Ah no, scusate, la 11 è quella che ho appena aperto. Quindi direi di fare 12 e 13. La 12 sembra stupenda. È un gloss. Il colore è tra un pesca e un bronzo e i glitter all'interno sembrano un po' champagne, un po' dorati. La fragranza classica da gloss. E qui trovate lo swatch, molto carino devo dire. Abbiamo trovato i blush, abbiamo trovato l'illuminante, mancavano proprio i bronzer. Cialda simile alla prima che abbiamo trovato, quindi sempre un duo. Uno più chiaro, l'altro un po' più scuro, però vedo che sono un po' scimmerini questi bronzer. Anche qui è primo colorino molto molto chiaro. Su di me non si vede parecchio, se no niente. Comunque le polveri al tatto sono molto molto morbide, devo dire. In realtà primo bronzer non si vede praticamente, secondo troppo rossastro per i miei gusti.
troppo. Sembra quasi un po' un blush. Come colorazioni, la 14 è bella lunga come casella. Potrebbe essere un eyeliner. Invece no. Un altro pennellino, molto carino però, di quelli da applicazione prodotto. Di qua quindi questa forma così e di lato invece più sottile. Manico sempre rosso, simile a quello che abbiamo trovato alla casella 7. Però ci sta. Interviene la Jessica del futuro, che guardando il retro del calendario si è accorta di aver dimenticato una casella, ovvio. La casella in questione era la 15. Non è che ci fossimo persi chissà cosa, però è molto carina. Si tratta di una di quelle mollettine a pinza e l'effetto è tipo madreperla, molto molto graziosa. 16! Woohoo! Trovata! La 16 è una di quelle caselle vestita d'oro. Sarà speciale? Lo scopriremo. Allora, si tratta di un carinissimo esfoliante labbra. Mon esfoliant joli lèvres. Mi piace sempre leggerli in francese. Odora tipo tantissimo di labello. Comunque io non vedo granuli, sembra quasi un burro cacao. Effettivamente dopo qualche secondo si rivela lo strato dall'effetto scrabbante, perché il primo era praticamente semplice burro cacao. La rischiamo facendo 17-18. La 17 comunque mimetizzata rosso su rosso, però la 17 potrebbe fare felice molti di voi, perché una mini palette che non mi aspettavo al 17, ma molto carina. Credo che così rendano un po' meglio gli swatch. Questo è qua il primo colore, quindi un colore dalla texture quasi gloss, tortora, marrone e violaceo. Ci piace. Nella 18, non vi ho detto, c'è lei, quindi una beauty blender rossa, un po' ammaccatina devo dire, ma secondo me bagnandola si riprende. Andiamo con 19, beccata. Ma sapete che questo lo volevo? Che nella casella 19 ho trovato qualcosa per le sopracciglia che desideravo, perché è un gel trasparente, che trasparente proprio non ho. Quindi 19, molto apprezzata. Ma adesso stiamo entrando un po' nel periodo vero di Natale, quindi andiamo con la 20. Vi dico, per la 20 non so perché ho tante aspettative. Cos'è? What is that? Allora vi dico, all'inizio mi sembrava un arnese, tipo quello che si mette sulle tende, ma adesso ho capito. Vi lancio una sfida: se non sapete di che prodotto si tratta, dovrete correre e iscrivervi al canale. Vi lascio vedere. Avete capito cos'è? No, perché ci ho messo tipo qualche minuto. Credo sia proprio uno di quei prodotti che si attacca alla cover del telefono per tenere sempre il telefono in mano, in modo semplice. Sì, ne sono abbastanza sicura perché qui appunto ha questa pellicola che si rimuove ed è molto carino che riprende sempre il dettaglio del calendario, un po' come lo specchietto e altri prodotti. Molto cute. 21, un'altra rettangolare. Altro prodotto labbra, altro tappino super scuro, vediamo lo swatch. My Intense Look Casual Pencil. Non è per le labbra, questa qui è per gli occhi. È un misto tra un nero e un viola un po' fumé, con quasi dei riflessi all'interno. Carino, molto carino. Sempre però mini size, degne devo dire. Non campioncini o prodotti di cui è vietata la vendita. 22, siamo lì, stiamo finendo. Questo mi piace. My Shimmer Powder Face and Body. Si tratta di una sorta di glitter, di polvere libera per illuminare occhi e corpo. Molto carina. Stavo diventando matta, ma tipo una pellicolina. In pratica è una sorta di illuminante in polvere libera. Vedete, l'ho applicata qui, che in realtà c'era una base appiccicosa data dal prodotto labbra, però lascia appunto questo riflesso molto molto carino. Devo dire che, raga, questo packaging mi sta stregando, è bellissimo. Non so fino a che punto sarà funzionale, però è carinissimo, trovo che sia delizioso. Anche qui comunque prodottino piccolo,
però è carino, è un piccolo degno. La 23 è qui, mentre la 24 è qui. Ho più speranze per la 23 a questo punto. Casella numero 23, quindi prima della vigilia di Natale, proprio una casella grandissima con questo. Ok, io non apprezzerò, ma probabilmente il mio gatto sì. Sono tipo dei nastrini elastici, che poi non capisco neanche il senso, perché usare elastico con una cosa del genere è molto brutto, devo ammettere. Questa casella è bocciatissima. C'è cosa più inutile non potevano inserire. Cos'è? Cosa mi rappresenta? Mi rifiuto. Spero che la 24 sia bella, essendo piccola. Ultima casella del calendario. Siete pronti? Perché io no. Vi dirò di più. Guardate la prima ora. Dovrebbe essere qui. Cos'è? Un rossetto. Credo in full size. Questo ci piace. Questo è una casella. Questa è una casella. La 24. Il Natale. Un rossetto rosso. Un rosso molto bello, devo dire. È sempre un rosso cremoso che tende un po' al fragola. Vedo molto molto simile a quello che sto indossando adesso. Solo che questo in crema, quello che indosso adesso dell'altro calendario, è liquido. Non me l'aspettavo. Avevo un po' perso le speranze con la penultima casella. Packaging comunque super super minimal. Infatti ci ho messo un po' a capire che si trattava di un rossetto. Però vi dirò, le mie mani sono piene di swatch, il che è un ottimo segno, sottolineiamolo, ottimo, perché significa che abbiamo trovato molti prodotti make up, e il che è vero. 33 euro, 24 caselle, rapporto qualità prezzo, devo dire, come in quello di Douglas che costava 29 euro, comunque per 24 caselle ci sta. Questo qui, devo ammettere, esteticamente tanto più bello, lo amo. Al suo interno abbiamo trovato tanti prodotti make up, molti di questi erano in delle dimensioni piccole, quindi non full size ma mini size, però devo ammettere che ne abbiamo trovati tanti, quindi devo dire che bilanciamo un po'. Come oggetti off topic, quindi che non c'entrano tanto con il make up, me ne viene in mente uno in particolare. Uno che mi ha segnata perché non mi è piaciuto proprio, l'ho trovato assolutamente inutile, per una casella, quindi ce lo possiamo fare andare bene. Abbiamo trovato anche qualche altro accessorio, ma che era funzionale, quindi va benissimo, che è centralissimo col mondo del make-up. Di che stiamo parlando? Prodotti che hanno senso, ragazzi. Per cui questo calendario per me è super promosso. Ci fossero state più full size l'avrei apprezzato di più, ma comunque mi ha reso lo stesso super contenta, quindi sono happy. Attenzione alle colorazioni per i prodotti viso, perché se avete un incarnato più scuro del mio potreste fare un po' di difficoltà ad utilizzare alcuni prodotti. Detto ciò, se avete un incarnato un po' più scuro, magari guardate un po' nel dettaglio i prodotti del calendario. Che dire, amici? Io sono molto contenta. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate anche voi giù nei commenti. Non dimenticate di lasciare like, commenti o iscrivervi, o seguirmi magari su TikTok, Instagram, dove siete? Non vi ho. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!